L'adozione di soluzioni locali per un cambiamento globale e la necessità di operare per un futuro climatico equo. È stato questo il tema portante dei 3 giorni di conferenza internazionale sul clima, Local Solution for Change, promossa a Perugia da Alleanza per il Clima, una rete europea di 1.500 comuni che da 20 anni cooperano insieme sul fronte delle politiche ambientali virtuose. Oggi al Centro Congressi Capitini di Perugia una riflessione sulle azioni energetiche locali e sulle metodologie e gli strumenti a supporto delle amministrazioni locali nella lotta ai cambiamenti climatici. Il sindaco della città di Tubingen, gemellata con quella di Perugia, ha sottolineato l'importanza di contribuire a livello locale, mettendo insieme comuni, enti che possano collaborare tra di loro crescendo di numero. Ed è questo l'obiettivo di base del Patto dei Sindaci, la prima iniziativa con la quale la Commissione europea si rivolge direttamente alle autorità locali, invitandole a prendere la guida nella lotta ai cambiamenti climatici. Tutti i firmatari del patto hanno preso l'impegno volontario di andare oltre gli obiettivi dell'Unione Europea per quanto riguarda le emissioni di CO2. Essendo il sindaco della città di Tubinga, ho presentato un progetto molto importante per la città, ovvero includere i cittadini in quello che si chiama la salvaguardia dell'ambiente. In questo includiamo il consumo responsabile, come si può fare la spesa, come si può vivere una città, anche la stessa abitazione per quanto riguarda l'utilizzo del calore efficiente. E poi abbiamo presentato anche il progetto di inclusione del cittadino per la salvaguardia della stessa città di Tubingen. Elena Ballarani, TEF Channel News, Perugia. Si chiama EcoRegion, è un software del tutto online e nella nostra idea vuole essere uno strumento utile per le amministrazioni locali, per le città, per le province, per le regioni, per redare i propri bilanci di CO2, cioè redare quello che fanno i paesi per gli accordi internazionali come ad esempio Kyoto, ovvero monitorare i propri consumi energetici e dedurne quindi le emissioni di CO2, per poi andare ad agire e intervenire per ridurli. Come funziona? Il software ha un metodo molto semplice, quello che è importante e che è fondamentale è la raccolta dei dati sui consumi energetici, in quello le città e le amministrazioni quindi devono essere, come dire, più virtuose di quello che fanno normalmente e quindi raccogliere le informazioni, inserirle all'interno del software che comunque ha delle facilitazioni per chi non ha difficoltà a raccogliere i dati e poi quindi da questi dati inseriti dedurne le emissioni di CO2. Ed è questo lo scopo del software. Recentemente la Comunità Europea ha indetto un accordo volontario tra città che si chiama Covenant of Mayors, cioè il patto dei sindaci, proprio per declinare gli accordi internazionali come ad esempio il pacchetto 20-20-20 nelle realtà locali, perché ci si è resi conto che è da lì che passa veramente il cambiamento.